Per tanto tempo non ho fatto i film e tanti mi hanno chiesto dove sei, che fai, che vuoi, perché non hai fatto i film eccetera. Perché sono pigro, non lo so perché non ho fatto, ho fatto altre cose. Ho stato a casa con mie, la verdura mia, ho fatto un po' di film nel TikTok ho fatto. Ma questi sono piccoli film, se vuoi puoi andare nel TikTok, ma che cazzo, non lo so se tu sei un bimbo minchia o come si dice in italiano, ma sono là, ma oggi facciamo l'altra cosa, facciamo un film proprio di un hamburger fantastico oggi. E per fare un hamburger curicazzi si bisogna il pane industriale con una textura e quasi industriale, sai, un po' strano quando tu vai nel McDonald's o Burger King o le cazzi qui, le cazzi là, il pane è molto elastico come la gomma, sai, un po' strano, ma è fantastico per gli hamburger. E per fare questo si deve fare tante cose, dobbiamo fare adesso. Senti, la prima cosa che tu devi fare è un tangzhong, non lo so come si dice tangzhong in italiano, è una parola cinese. Ma è la colla fatta con latte e farina e si inscalda e vieni la colla così. Usiamo tra poco, mettiamo nella pasta. 90 grammi di latte e 20 grammi di farina c'è qui. E adesso è malto diastatico macinato. E tu forse pensi, ma dove cazzo trovo malto diastatico macinato? Che cazzo è il malto diastatico? Che cazzo significa diastatico? Che cazzo so io? Ma so io cosa significa, ma questo non è importante. C'è un altro video che ho fatto tanti anni fa per i donuts e dove ti faccio vedere come si fa il malto diastatico e come si fa la farina di questo, eccetera. Là ci sono gli enzimi, le cose che fanno e questo, che risultano in questo, che voglio, sai cosa ho detto prima, la testura è quasi industriale. Ma va bene, vai là e ti fa vedere là se vuoi fare da solo il malto diastatico con questi enzimi buoni, o vai e comprare come ho fatto qui e compra 20 grammi, 30 grammi di zucchero, 40 grammi di burro. Se sei nel sud d'Italia forse non c'è il burro, che so io. Là sempre c'è l'olio di oliva, ma tu devi trovare il burro. E non voglio dire margarina e la miseria, voglio dire burro proprio. 300 grammi di latte di 30 gradi e 300 grammi di farina. Trova una farina con meno di proteini. Quella con tanti proteini per fare la pizza, le cose, non è buona per questo. Di meno, se tu trova con 10% di proteina, pure di meno è meglio. 12 e più non è perfetto per questo. 10 grammi di sale e 7 grammi di lievito secco. Se tu usa il lievito fresco, allora a metà di quella, allora 3 grammi di lievito fresco. Mischiamo tutto così e poi impastiamo la pasta. E vedi, pure se io ho messo il latte qui, la pasta è un po' secca. Ti faccio vedere tra poco, vedi, è un po' secca, ma questo fa niente. E in questo tempo fa niente, perché noi mettiamo quella colla di merda là tra poco e poi mettiamo i uovi, mettiamo, e diventi fantastico, pure il burro mettiamo, tutto mettiamo, e diventi grosso e umido e fantastico. Allora, metti la colla ai tangzhong, là, o come si dice in italiano, lo so, e un tuorlo di uovo e un uovo intero mettiamo e mischiamo. Si può mettere tutto insieme, tutti gli uovi, tutto, ma c'è la risica di separare la cosa, che separano, perché l'uovo c'è il grasso, il burro è molto grasso e là c'è l'acqua dentro la pasta e c'è una risica. Allora metti un po' e un po' e questo incorporano tutto e diventi fantastico. Guarda qui che bello
impasto. E che bellissimo, guarda, si può toccare, ma è molto grasso e non c'è niente nel dito. Chiudi. Adesso lievitazione. Il mio forno ha una funzione per la lievitazione del pane. Se non, se tu non hai questa cosa, metti nella stanza calda. E se sei in Svezia e non hai una stanza calda nell'inverno, allora accendere la luce del forno e chiudi il forno e è sufficiente così. Basta così e diventi buono. Dopo un'ora più o meno, guarda il lievitazione, il lievivato, come si dice, non lo so. Ma è fantastico, E guarda, il lievito ha piritato, tanto scorreggiato, piritato, scorreggiato, non lo so. Nel sud penso che si dice piritare. Ma va bene, fa rotto, butta i pirita a vaffanculo. E ora dividete l'impasto in paline da 100 grammi, così, e tirare così, e fai i palini. Ma tu hai fatto la pizza, tu sei italiano, tu sai come si fa i palini. È la stessa cosa, si fa come si dice, si tirano e fai tensione, fantastico diventi. E si metti qui. E guarda qui, ho le belle palle, due belle palle. Si può leccare i palle, si può giocare con i palle, si può fare tutto con le palle, sono buone le palle. Ma adesso c'è la problema, guarda, c'è la problema, perché non abbiamo i formi, allora questo diventi di merda. Non diventi di merda, ma non diventi... Guarda che grande è, vedi che grande è? È troppo grande, è buonissimo, è un brioche e si può mangiare. Guarda, tu metti nel forno 190 gradi più o meno, 10-15 minuti, diventi scuri e bellissime e buone. E guarda, sono molto morbide e buonissime, tutto è buono. E si può usare quello per il panino di hamburger, ma il problema è un po'... È piatto, troppo piatto e troppo grande. Questo è un hamburger grandissimo. Io voglio fare un hamburger alto, voglio fare. Ma va bene, metti un po' di olio sopra e mangi. Allora, queste brioche io uso per mettere un po' di Nutella, sai, come italiani. Si metti un po' di Nutella, così si chiudi e si mangi per colazione, forse diventi fantastico. E per il hamburger, per fare i palle alte, allora qui c'è l'alluminio, come si dice, foglio di alluminio, e faccio così e così, e guarda, c'è la forma fantastica. E adesso mettiamo i palli dentro la forma, così si chiudi, e dopo un'ora più o meno di lievitazione diventi fantastico. Per adesso si può fare, non lo so come si dice in italiano, ma il latte e le uova, così. E guarda che bello, che alte e belle sono i formi. Metti l'uovo sopra, 190 gradi, e dopo 10-15 minuti sono marroni e bellissimi sono. Guarda qui, madonna, ragazzi, bella catazzocla, mortacci, stracci. Guarda qui, guarda qui. Apri così e vedi, hai il panino per l'hamburger. E guarda che elastico è, la textura è come fatta nell'industria americana, e questo è perfetto per l'hamburger. Adesso ti faccio vedere qualcosa interessante. Sai, i formaggi buoni per l'hamburger, il cheddar e le cose, non funziona bene, perché c'è tanti formaggi che non scioglie bene, si separano, il grasso e il resto separano. Guarda qui nella destra e questo nella sinistra. Quello nella destra è un di pecora e guarda, hanno separato, non ha scogliato bene per l'hamburger. E quello qui di merda, sai, quel formaggi per l'hamburger, guarda che bello, è scogliato fantastico. Guarda qui, non è separato per niente. E perché è così? Guarda qui, ma che cazzo è questo qui? Ti dico perché è così.
perché quello americano, quello formaggio di merda per il hamburger, è fatto con un modo speciale. Allora, prendi due formaggi che ti piace, e io quello di pecora e pure un cheddar di Inghilterra. E per il sapore, qui c'è la birra. Se non ti piace la birra e il formaggio, allora metti acqua solo. 100 grammi di acqua o 110 grammi di birra. E qui c'è la magia. Citrato di sodio. Citrato di sodio è usato nelle questi formaggi americani per l'hamburger. 12 grammi questo sodio. Metti qui. Scaldiamo, inscaldiamo un po'. E guarda, è dissoluziato, come si dice, dentro la birra qui. E adesso metti 330 grammi di due formaggi grattugiati. Quale vuoi? Metti qui e guarda, si scioglie e non si separa. Non si separa e fa con i mixer così e guarda, c'è come una crema di due formaggi preferiti. Si può usare per il nachos, si può usare per il mac and cheese, tu... Ma tu sei italiano, non so se tu mangi queste cose americane. Ma perfetto, eh. Adesso qui c'è il silicone perché è più facile. E stendo uno strato sottile così. Sottilissimo se è possibile. Questo è un po' troppo grasso, ma va bene pure così. E se tu non hai il silicone come quello qui, si può usare la carta per il forno. Funziona pure così. E metti nel frigorifero per almeno 12 ore. E dopo 12 ore, staccarlo tutto. Usi una carta per il forno così. E poi staccarla pianissimo. Pianissimo. È un po' difficile, ma funziona. Guarda qui. Guarda. Hai il formaggio per il hamburger. È la stessa consistenza, stessa struttura come quelli di merda che si compra, ma fatta con i formaggi buonissime. Guarda, abbiamo usato i formaggi. Quale vuoi si può usare i formaggi? Quale vuoi? E diventi fantastico. Guarda qui. E adesso facciamo qualcosa più facile. Friggiamo la cipolla nell'olio di oliva. La cipolla rossa qui, dai, fino fino, o fino, fai come cazzo vuoi. La cipolla bianca o gialla, non lo so come si dice in italiano, la cipolla normale. Friggiamo un po' di sale, un po' di pepe nero e dopo 20 minuti pianissimo diventi morbidissimo. E se tu chiedere perché non parli italiano bene, perché non sono italiano, non ho studiato tanto, è difficile, una lingua difficile. Fai come cazzo vuoi, ma tu devi subscribare, vai. E facciamo il ketchup suo, o il sugo di barbecue, se vuoi. Olio di oliva, paprika, polvere di paprika sfumata, un po' di polvere di aglio. E friggiamo così nell'olio e poi mettiamo il concentrato di pomidoro, friggiamo un po' e mettiamo l'acqua così, mischiamo e un po' di sciroppo di acero, un po' di soia e tanto di aceto di vino rosso così e abbiamo il suo ketchup di barbecue. O se sei pigro, compra un po' di ketchup, va bene pure quello. Fai come cazzo vuoi. Allora, manzo tritato o macinato, non lo so come si dice in italiano. E alcuni hamburger sono spessi, ma questa volta prepariamo hamburger schiacciati. I smash burger. Ti faccio vedere come si fa i smash burger. Fantastico, i hamburger schiacciati. A me piace questa parola schiacciata, una buona parola italiana. C'è ogni pezzo di carne qui fa 50 grammi. Per un hamburger uso 4 questi, allora 200 grammi. Molto caldo qui, tanto di olio. E schiacciamo l'hamburger e poi gira l'hamburger così
e metti questo formaggio fantastico che scaglia fantastico così. Ma il grande pene di Silvio Berlusconi, che buono è! Non dimenticare di riscaldare la pressa. Se tu non riscalda la pressa, si attaccherà all'hamburger. E poi un po' di sale, un po' di pepe nero, metti quello qui. E poi nella sinistra qui, non è così caldo come nella destra, allora metto qui per adesso. Schiacciamo l'altro hamburger, è fantastico, eh. E poi il pane, tre pezzi ho fatto di un pane, ho tagliato in tre pezzi così. Mettiamo perché voglio tostare un po' e diventi più buono se tostato un po'. Che belle panini! E scaldiamo la cipolla così. E adesso montiamo l'hamburger. Una fetta di panino, un po' di sugo buonissimo. Il hamburger così, il carne con il formaggio. Guarda che perfetto il formaggio. Un po' più di sugo così. E l'altro fetto di panino così. E ancora il carne buonissimo con il formaggio, un po' di buona cipolla e il... Guarda qui! Madonna che bello è! Il panino e l'hamburger si può mangiare così, il cheeseburger fantastico, puro e buono e fantastico, non si deve mettere niente di più. Ma se tu vuoi mettere altre cose, allora facciamo un altro. Un pomodoro, tre fetti di pomodoro con il sale, il pepe nero. E ancora facciamo il smash burger così. Metti il sale, il pepe nero e il formaggio fantastico. Un po' di maionese come i francesi. Metti e il carne e un po' di ketchup. Quale ketchup vuoi mettere qua? E ancora il fetto di panino, un po' di senape. Lo so che gli italiani non mangiano il senape, ma metti perché non c'è il senape in Francia adesso. Loro diventano incazzati. Cipolla fresca, i buoni pomodori. E ai, madonna ragazzi, che bello è quello hamburger. Maraia, Gesù Cristo, maraia, a tutti i santi, a via di tua madre calabrese, che buono è! E senti, ogni tanto faccio tanti film, ogni tanto non faccio niente. Se tu vuoi pagare un dollaro, un euro o un dollaro come vuoi, un solo, quanto faccio un film, allora vai nel Patreon, la... loro prendono i soldi solo quanto faccio un film. Se io non faccio un film per mesi e mesi, tu non paga niente. E se io faccio un film, allora tu paga un euro. Un euro, cos'è un euro? Ma se tu non vuoi, subscribe, fai subscrizione qui, e non costa niente. Se tu sei un bimbo minchia, vai nel TikTok e là faccio i film corti ogni tanto. Sono pure nel Instagram. Mi chiama Food Emperor nel tutti questi posti. Ma sai, tu fai come vuoi. Ma in subscrizione si deve fare, il resto fai come vuoi. Cosa voglio dire? Ah, sì, si può comprare i maglietti se vuoi. Scrivo il link qui sotto. Ci vediamo tra poco. Non lo so esattamente cosa faccio là. Ma vediamo. Scusa, ho stato un po' male e c'ho un voce un po' strano adesso, ma va bene. E cosa voglio dire? Voglio dire questo, ciao, ci vediamo. E scusa che uso i brutte parole, eccetera. So che non si può dire queste cose. Se tu sei un po' triste per questo, allora forse questo canale non è per te. E scusa che non parlo italiano perfetto, ma è meglio così di non parlare per niente. Ciao!